Buongiorno a tutti, sono Giulia Russo, architetto e consigliere dell'Ordine degli Architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori della provincia di Trapani. E oggi vi presenterò la nostra biblioteca. La nostra biblioteca nasce nel 1978 con la fondazione dell'Ordine Provinciale e nel 1998 con il trasferimento nell'attuale sede di Palazzo Adragni a Trapani in via Fardella. E avrà dedicato una serie di locali con librerie e spazi per la lettura e la consultazione. Il nostro patrimonio librario consta in più di 3.000 volumi dedicati al restauro, all'architettura, all'arte, all'urbanistica e al design industriale. E in riviste di settore nazionali ed internazionali quali Abitare, Casabella, Lotus, Edilizia e Territorio, e si arricchisce costantemente grazie a acquisizioni di bilancio e donazioni da parte di autori ed enti terzi. La catalogazione è affidata a personale volontario con la supervisione del Consiglio Pro Tempore. La nostra biblioteca è aperta a chiunque, non soltanto agli iscritti all'albo, ma ci auguriamo che davvero diventi sempre più un centro e un riferimento per studiosi di architettura, architetti e non solo. In questi giorni di lockdown, costretti a trascorrere la maggior parte del nostro tempo nelle nostre case, abbiamo avuto, secondo me, un'opportunità importante, cioè quella di osservare il paesaggio dalle nostre finestre senza la nostra presenza. L'abbiamo osservato dalle nostre finestre, ma non solo, anche attraverso numerosi video condivisi in tutti i social e abbiamo osservato il paesaggio in maniera totalmente singolare, senza la presenza umana. Ed è su questo tema che vorrei soffermarmi in questi pochi minuti con voi, sul paesaggio, con uno dei più importanti libri di Salvatore Settis, che è Paesaggio, Costituzione Cemento, che trovate nella nostra biblioteca e che credo sia un riferimento per tutti, innanzitutto per noi cittadini, ma anche per noi architetti, per noi progettisti. Settis si pone una serie di interrogativi e tenta di rispondere alla situazione attuale, cerca di descrivere quella che è la situazione attuale del paesaggio italiano, che definisce un grande malato. E perché lo è? I dati Istat ci chiariscono il perché, che ritroviamo nelle prime pagine. Tra il 1990 e il 2005 la superficie agricola utilizzata in Italia si è ridotta di 3.663.000 ettari, un'area più vasta della somma del Lazio e dell'Abruzzo. E ancora, dal 1956 al 2001 la superficie urbanizzata del nostro paese è aumentata del 500%, dati abbastanza preoccupanti. E quali sono le conseguenze di questa densa cementificazione? Le conosciamo bene. Questa densa cementificazione produce la perdita delle funzioni ecologiche del sistema, con l'aumento di alluvioni e frane, con conseguente perdita di vite umane e danni permanenti al nostro patrimonio edilizio privato e pubblico. Ma come si è arrivati a questo degrado del paesaggio, a questo abuso del paesaggio? Nonostante l'Italia abbia, per altri aspetti, curato il paesaggio e come, Settis pone l'attenzione su tre paradossi italiani. Innanzitutto, l'Italia è il paese europeo ad avere il più basso tasso di crescita demografica, ma il più alto tasso di consumo del suolo, dunque meno italiani, più consumo del suolo. Secondo paradosso, l'Italia è uno dei pochi paesi ad avere all'interno della propria Costituzione
un intero articolo dedicato alla tutela del paesaggio, l'articolo 9, e nonostante questo il paesaggio viene tutti i giorni abusato e offeso attraverso un'interpretazione della normativa spesso piegata alla speculazione edilizia. Terzo paradosso, l'Italia ha una lunghissima tradizione civile di riflessione sul paesaggio e sulla tutela. Ci sono numerosi corsi di laurea, specializzazioni e master sul paesaggio, vengono tenute numerosissime conferenze e seminari. Nonostante ciò, eppure nella scuola italiana non si parla di paesaggio, assolutamente. E se chiediamo ai nostri studenti che cos'è il paesaggio, inevitabilmente, nella maggior parte dei casi, la risposta che riceviamo fa riferimento a un paesaggio che non è il paesaggio odierno, ma fa riferimento a un paesaggio visto attraverso i libri di storia, rappresentato nel 500, nel 600, nel 700. E come mai? Come mai non si affronta il tema del paesaggio, soprattutto del paesaggio oggi? Sarà probabilmente anche in chiave critica. Dunque, Settis si pone questa domanda e fa riflettere su come probabilmente la mancanza di cultura della tutela, cultura critica sul paesaggio e dunque cultura della tutela del paesaggio sia una delle cause del degrado del paesaggio. E dedica un intero capitolo del libro sull'evoluzione legislativa. Come l'Italia, dal punto di vista legislativo, ha affrontato la tutela del paesaggio? Partendo chiaramente dalla Costituzione dall'articolo 9, che dovrebbe essere sopra ogni cosa. L'articolo 9 della Costituzione recita: la Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica, tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della nazione. Sopra ogni cosa. Peccato che l'evoluzione legislativa non ha fatto altro che creare quello che Settis definisce un labirinto normativo. E non più affidando il paesaggio non più alla nazione, ma creando confusione e soprattutto conflitti di competenza, perché non si sa più se il paesaggio è competenza dello Stato o delle regioni o della provincia o dei comuni. E questa modifica continua del perimetro di competenza non ha fatto altro che creare danni permanenti al nostro paesaggio, anche perché quelle che Settis definisce le zone grigie, purtroppo sono diventate competenza di nessuno, vedi le periferie. Eppure, alcune novità no normative che conosciamo bene degli ultimi anni, tra l'altro, dal condono edilizio al piano casa, non hanno fatto altro che legittimare gli abusi. E questo creando, diciamo, alterando quello che è il nostro paesaggio originario. E in più Settis si sofferma, oltre che sulla legislazione, su questo labirinto normativo italiano, che è una delle mille cause del degrado del nostro paesaggio, si sofferma anche su quanto l'ambiente e il paesaggio così degradato e offeso condizioni l'uomo inevitabilmente, e fa riferimento alle periferie. Le periferie nate dal Novecento, dagli inizi del Novecento, con questa rottura con il passato, questa forte rottura che abbiamo subito con il passato, quest'idea di progresso, di industrializzazione, il decentramento delle città e la nascita di periferie destinate a famiglie meno abbienti, spazi dell'abitare sempre più ridotti. E spazi poco curati, spesso trascurati, tralasciati, abbandonati,
provocando che cosa? Conseguenze psicofisiche, ma anche sociali per chi le vive, aumentando chiaramente le disuguaglianze. Chi abita in periferie abbandonate, in periferie degradate, in paesaggi degradati, non farà altro che violare le leggi, non farà altro che non avere cura, altrettanto non avere cura del proprio paesaggio. E qui Settis cita il principio della finestra rotta, che chiarisce perfettamente questi episodi. Ogni vetro non sostituito invita a tirare un sasso su quello accanto e presto l'intero fabbricato va in rovina. Ed è così che funziona. Proprio diciamo, per chiarire questo aspetto di come l'ambiente condizioni l'uomo e abbia conseguenze sulla salute, anche qui Settis cita un altro articolo della Costituzione, che è l'articolo 32, sottolineando come in realtà la Repubblica tuteli perfettamente, abbia uno strumento enorme sopra di noi che tuteli il paesaggio ma anche la salute. L'articolo 32 recita: la Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività. Dunque, riconoscendo nel paesaggio con l'articolo 9 e nella salute con l'articolo 32 una necessità, non un lusso, è il miglior strumento per il nostro futuro. Dunque, che fare? Dopo una descrizione ben dettagliata dell'evoluzione legislativa, delle conseguenze gravi su di noi, su chi vive le città, il degrado, il paesaggio degradato e offeso, Settis ci invita a un'azione popolare. E questa, l'unica nostra risposta potrebbe essere questa: un'azione popolare. E come? A partire dall'indignazione. Indignazione come principio e capacità di speranza. E come farlo se non a partire dalla scuola? Dunque, utilizzando la scuola e la cultura come veicolo per conoscerci e riconoscerci e sentire questo senso di appartenenza, perché cos'è che ci fa un popolo se non la cultura? Non è il sangue che ci fa un popolo, ma la cultura. Ed è per questo che ribadisce nuovamente l'articolo 9 della Costituzione, la cui lettura è univoca. Dobbiamo sentirci appartenenti ad un unico paesaggio, ad un unico territorio. Quindi soltanto nel momento in cui capiremo che il paesaggio umbro appartiene ai friulani, il paesaggio siciliano appartiene ai veneti, sicuramente potremmo bloccare questa devoluzione del paesaggio e superare quelli che sono meri confini giuridici regionali e gli interessi personali. Ed è con un proverbio cinese che cita Settis alla fine, a proposito di questa azione popolare, che concludo. Una quercia che cade fa molto rumore, ma una grande foresta cresce in silenzio. Quindi vi ringrazio e mi auguro di incontrarvi al più presto nella nostra biblioteca. Grazie.